quindi siamo bloccati qua. Rimettiamoci in marcia. Dopo questa bella mangiata dobbiamo anche di smaltirla sulla strada. Luci, sei pronta? It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. Incredibile quanto si vede in lontananza di questa strada per chilometri e chilometri, e si vede anche benissimo quando passa qualcuno che lascia una scia di fumo. E laggiù in fondo c'è il sole! It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing her how I feel for her. Spettacolare. Manca veramente pochissimo al circolo polare artico. Abbiamo sorpassato i 66 gradi di longitudine. Mancano un po' di gradi in direzione nord e ci siamo quasi. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. Andiamo per arrivare a Eagle Lodge, e di fatto non è un villaggio né niente, ci deve essere una specie di albergo, un lodge fa un po' da centro d'assistenza, ma qui la strada si perde talmente su queste colline che si vede lontana decine di chilometri. È una roba incredibile, ma siamo quasi arrivati. Qua c'è anche la benzina, per chi avesse bisogno di carburante qua può rifornirsi. Ho letto che ci dovrebbe essere anche un meccanico, chiaramente basico, ma non solo, ci dovrebbe essere anche un meccanico che fa operazioni basilari sugli aerei. Quindi nel caso tu passi qua col tuo aereo, c'è un meccanico che dovrebbe poter arreglare un po' se c'è qualcosa che non fa. Siamo arrivati! Guarda qua che posto! Guarda qua! In effetti è un po' tra le aquile. Luogo di frontiera, ragazzi, proprio da pionieri che stanno andando ad esplorare l'infinito. E pian piano adesso la strada riscende verso il fiume. Qua stiamo percorrendo questi chilometri su questo terrapieno che è altissimo. Qua attorno a noi c'è veramente tanta acqua e quindi ci sta che qua sotto ci sia permafrost molto 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 vicino alla superficie. Si sembra che si scioglie tutto. Wow! Adesso attraversiamo questo fiume e poi risaliamo dall'altra parte. Attraversiamo questo mega ponte. Altro bel sali e scendi da catene assicurate, ragazzi. Bisogna scalare qualche marcia, andare lentamente, bisogna avere fretta. Piano piano si arriva. Il panorama è esagerato ovunque tu guardi, veramente non ti sbagli. Ragazzi, qua c'era il cartello che
qui davanti a noi, adesso ci passeremo sopra, c'è una pista di atterraggio di emergenza per aerei, ovvero che possono atterrare qua sulla strada dove stiamo andando noi. Eccolo qua, ragazzi, questa è la pista d'atterraggio, non ci si può fermare o parcheggiare, questa è una pista d'atterraggio d'emergenza. C'è anche la manica vento, effettivamente è anche leggermente più piana del pezzo precedente. Abbiamo già viaggiato su piste d'atterraggio con Valentino, è successo in Costa Rica. È finita la pista d'atterraggio, non è chiaramente ben 747. La strada laggiù in fondo, incredibile, guardate qua! Che panorama! Sembrava di essere su un altro pianeta. Pianeta fatto di boschi e montagne e fiumi e nient'altro. Gli umani sono spariti, c'è solo questa strada che è il segno della civiltà e poi basta. Siamo quasi arrivati al circolo polare artico. Sei pronto per la foto di rito? Siamo quasi. Inutile dire che sia una meta importante in un viaggio. Ci troviamo al circolo polare artico, vuol dire la latitudine più bassa dove per un certo periodo dell'anno il sole non tramonta mai e naturalmente d'inverno non sorge mai. Ciò significa che da qui sarà sempre giorno. Ci troviamo al chilometro 406 dove transita il circolo polare artico. E ragazzi, questa è l'unica strada in Canada che oltrepassa il circolo polare artico. Qui i climi a questa latitudine sono veramente estremi e non è assolutamente stato facile costruire una strada che arrivasse fin qui, perché il permafrost qui non rende le cose semplici. L'unica altra strada qui in Nord America che ci consentirà di oltrepassare il circolo polare artico è la Dalton Highway, che parte da Fairbanks e arriva a Prudhoe Bay. La Dalton Highway è una strada abbastanza simile a questa, ma siccome è stata costruita per l'oleodotto è molto più trafficata e credo anche un po' più grande, però lo scopriremo, questa è un'altra storia. Ragazzi, c'è una farfalla e anche decisamente colorata che ci sta volando un po' attorno, e la cosa particolare è che ho letto che sono rarissime, sono una specie che vive solo qui. Alcuni scienziati hanno fatto veramente fatica a capire come possano sopravvivere. Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin. Ciao circolo polare, ciao circolo artico, ci vedremo tra qualche giorno, dobbiamo ripassare da questa strada. This is my story, raised in a small town trying to burn out in glory, yeah. I never quite grasped this world that was my surrounding. Screamed out for more. It's the storm inside that's breaking my heart each morning. Cioè la strada qua assume dei colori pazzeschi, qua è veramente scurissima, quasi nera, ma le montagne a tratti hanno delle macchie rosse incredibili. Il GPS non so come mai pensa che sia notte in fondo. È bello polveroso questo tratto, si alza un sacco di polvere dietro di noi. G
ci sono tantissime stazioni meteorologiche, qui ce n'è un'altra, effettivamente fondamentali per capire un po' le condizioni di sta strada che è così remota. Quindi quando fanno la manutenzione o anche per fare le previsioni del tempo sulla strada si baseranno su queste. Cioè guardate qua davanti, ragazzi, che posto, wow, che panorama. E hanno iniziato anche a mettere i pali per verificare l'altezza della neve e per segnalare dov'è la strada. Qua siamo a poco meno di 700 metri e la neve c'è ancora. Questa secondo me non si scongela mai. Questa neve che vediamo così in basso potrebbe essere la neve che è arrivata pochi giorni fa, ha nevicato. Un Lemmings! Eccolo! Eccolo! Il Lemmings! No, non mi sembrava un Lemmings. E che era? No, quello non era un Lemmings. Come era un Lemmings? It's the storm inside. Questo pezzo è bellissimo. La strada è abbastanza stretta qua, polverosissima dietro. Attorno a noi solamente tundra, qualche rilievo innevato dai colori molto particolari. I can't do this anymore. Oh, I'm not up for hurting no more. But everything's been said and everything's been done. I'll be down. Questo altipiano deve essere veramente particolare, ci sono un sacco di stazioni meteorologiche. Questa è perlomeno la quarta. E abbiamo visto che tutte le antenne puntavano verso una stazione più grande che era proprio in mezzo a questo altipiano, che aveva un'antenna satellitare, quindi probabilmente raccolgono tutti i dati e li sparano poi via satellite. Come si arrampica questa strada? Ma dove andiamo? Questo è uno dei pezzi più belli, cioè panorama con tutta la tundra smovimentata da queste alture. L'infinito, ragazzi, l'infinito, guardate lì. Cioè, tra l'altro questa parte di territorio mi sembra impenetrabile, ragazzi. Secondo me se vai lì sprofondi non ti ritrovano più. La neve, il ghiaccio che si è sciolto, che sta creando e sta entrando dentro quel fiume, che si sta creando quel corrente. E di qua, oh, la neve non ce n'è poca. Siamo a 900 metri oltre il circolo polare artico. Stiamo entrando in un nuovo stato, i Northwest Territories. Ma guarda qua, wow. Cioè, nel confine li mettono nei punti più panoramici. Forse è apposta. Qua ci scatta la foto. I Northwestern Territory non sono certamente uno dei posti che si trova dietro l'angolo e quindi faremo la foto al cartello. Grandi motociclisti, grandi. Questa è una strada troppo da moto, veramente. Northwest Territory! I cartelli non è che si leggono più tanto, c'è anche un bel po' di vento. E qua ci sono anche cartelli che ci dicono che Fort McPherson è a 85 km dopo il primo traghetto. Ma soprattutto l'Oceano Artico! 415 km! Vamos, c'è un botto di strada ancora da fare. Ma voi vedete tutto questo sole, ma in realtà sono le 6 passate e abbiamo guidato tutto il giorno, quindi vogliamo fermarci qua. Qui sulla montagna, eccoci qua. Bisogna provare a livellare un po' il camion. Immaginavo, mettiamo qualche pietruzza sotto la ruota, che così magari ci livelliamo meglio senza tirar fuori la tavoletta. Guardate che panorama pazzesco! C'è un sacco di acqua che si sente scendere. Siamo.
qui abbiamo la stazione meteorologica, ragazzi, è proprio qua sotto. Peccato non avere naturalmente connessione a internet per vedere cosa dice. È bellissima sta cassa d'alluminio con tutta l'elettronica, guardate che bello il lucchetto, ce li voglio anch'io così. Bellissimo questo lucchetto, Campbell Scientific, pensa a te. Ragazzi, non passa assolutamente nessuno. Che sensazione bellissima. E qua c'è ancora un po' della neve che sta riempiendo il fiume. Voglio provare a salire su quell'altura, chissà cosa c'è dall'altra parte. Una delle cose che mi piace di più di queste strade, ad ogni passaggio, ad ogni passo, ti puoi trovare di fronte a un panorama completamente diverso. Sei incuriosito, vuoi andare un po' più avanti. Sono proprio contento di essere venuto a fare questa strada. Fateci sapere se vi sta piacendo, mettete qualche commento adesso, dai. Noi qua stiamo preparando la cena. Sono le 10 di sera, ragazzi. Guardate che sole. Cioè, guardate dov'è il sole. È incredibile. È veramente altissimo ancora. Ma la cosa pazzesca è che stiamo producendo ancora 300 watt. Abbiamo cucinato fino adesso e siamo al 100% di batterie. Questa cosa con Valentino non l'avevo ancora mai provata. È veramente pazzesca. Già rispetto a ieri sera, comunque è cambiato tantissimo. C'è questa brezzolina, fa fresco, sembra mattina. Cioè, è incredibile, sembra mattina. Come sempre facciamo, abbiamo lavorato un po' i nostri video, abbiamo fatto l'aperitivo, adesso facciamo cena, è un po' più tardi del solito e il problema è che con questo sole perdi un po' la cognizione del tempo. Noi stasera in salata con tonno e gamberetti e ci godiamo questo tramonto. No, ci godiamo l'alba. Ragazzi, noi stiamo andando a dormire, sono le 11:30, bisognerà chiudere tutto questa notte. Alle 11:30 abbiamo ancora 90 watt. Pazzesco, ragazzi. Cioè, adesso c'è una luce strepitosa proprio. Fantastica. Ci siamo svegliati da poco, ma ci siamo già messi ad osservare un cane delle praterie che girava qua attorno. Adesso è dall'altra parte, appena scenderà probabilmente scapperà. E ogni tanto lo squittio di questo cane delle praterie, che forse avverte gli amici della nostra presenza. Si sentono i cani delle praterie là in mezzo. Tira pochissimo vento, spettacolare. Eccolo il cane delle praterie. Adesso mi ha visto, e che farà? Perché qua, a differenza di dove ne abbiamo visti tantissimo nelle Badlands, non hanno le tane vicine, si allontanano dalla tana. Blue is the sky, like the color of your eyes. Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay. Find something new.
prima di partire questa mattina, dato che qua i chilometri si fanno veramente facile, voglio iniziare a controllare il mio olio motore. Sentiamo le bespacche che sta lavorando. Magari questa sera do anche un controllino al filtro. Questo è il sensore di livello di depressione. Quando diventa rosso vuol dire che il filtro è sporco. Adesso ho rimesso un olio per temperature normali, quindi dovrebbe ritornare ai consumi consoni, insomma. Però sempre meglio tenere sotto controllo. Bene, ora siamo entrati in Northwest Territory. Stiamo andando verso Fort McPherson, però prima c'è da prendere il traghetto. Questo traghetto è quello che attraversa il Peel River, il più antico fiume di questa regione, però abbiamo capito essere anche il fiume un po' più ostico per il livello e per il ghiaccio, e quindi l'altro giorno quando siamo partiti era chiuso. Adesso vediamo se hanno riaperto. Questo traghetto ha riaperto settimana scorsa, dopo che hanno dovuto aspettare il disgelo. Come vi dicevo, la Dempster Highway è aperta anche d'inverno e quindi in questa stagione si passa sul ghiaccio. Quindi c'è un altro periodo in cui bisogna aspettare, ovvero quando il fiume si righiaccia un'altra volta. Questo generalmente viene tra ottobre e novembre, poi chiaramente dipende dalla stagione. Salutiamo questa tundra che ci ha ospitato stanotte e i cani della tundra, e andiamo a vedere questo traghetto? Andiamo a vedere. Intanto qua è più che emozionante questa partenza. Guardate la strada, cioè, non riesco a capire dove sbuca là su una montagna, però va dritta di là. Vediamo un po'. Magnifico questo posto. Spot fenomenale. Credo che sia difficile cadere male su questa strada. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. Questo primo tratto di strada che stiamo percorrendo nei Northwest Territory, dobbiamo dire che è veramente mantenuto benissimo. Cioè, questa pista sembra una tavola di biliardo. Anche in questo pezzo che guardate è ostico. The way you turn before you bloom. Another shadow for the blind. Think I'm gonna lose my mind. Although I'm running up a hill. In questa regione dove c'è questo laghetto sono rispuntati un po' di alberi per poi sparire improvvisamente. Ci ritroviamo di fronte alla stella. E ancora una volta stiamo percorrendo quella che viene segnalata essere una pista d'atterraggio d'emergenza. Qui c'era il cartello scritto Emergency Airstrip, non è che non c'è manicavento, non ci sono segnali luminosi, niente, niente. Pista d'atterraggio d'emergenza qua, oltre il circolo polare artico. Credo finisca qui la pista, credo. A crowded planet full of fear. It's not the way it's meant to be. Siamo quasi arrivati al traghetto, ma il fatto che non vediamo macchine nell'altro senso ci fa capire che questo traghetto ancora non va. I feel I'm always standing still. Can't remember where I've been. Che posto, ragazzi, sembra di essere arrivato veramente in fondo al mondo. Eccolo! Eccoci, ragazzi! Questi saranno accampamenti di fortuna. Sì. Qua il traghetto. Francis Ferry. Qua sembra esserci un po' di gente in attesa, motociclisti, camperisti. Hello. Aia. Wow, eccolo là il traghetto.
Ragazzi, qua mi sa che stanno facendo qualche lavoro per provare a sistemare sta rampa. Non esiste rampa, perché probabilmente l'acqua è troppo alta. Credo che qua le informazioni si tramandino un po' con il passaparola. Non c'è un ufficio informazioni. Beh, l'abbiamo appena scoperto parlando con questo motociclista che loro sono passati caricando le moto su una piccola barca da pesca, smontando un po' tutti i bagagli. E ecco perché i motociclisti sono passati, non li vedevamo tornare. Lui ci ha detto che ha parlato con il capitano del battello, che ci appunto gli ha detto che l'acqua è molto alta e prevede almeno 3 giorni di attesa finché l'acqua si abbassi, perché non c'è rampa. Fort McPherson è là dietro, a qualche chilometro, si vedeva prima dall'altura. Il primo segnale telefonico che troviamo lungo questa strada è proprio a Fort McPherson, quindi già abbiamo percorso quasi 500 chilometri. Sulla collina da cui proveniamo abbiamo visto prima che c'era un po' di segnale, e quindi siamo bloccati qua. Cioè, probabilmente tutta sta terra, quando il fiume si abbasserà un po', la compatteranno per creare una nuova rampa di accesso. Ragazzi, stando qua pochi minuti abbiamo già imparato un sacco di cose. Intanto ci si potrebbe stupire del fatto che non ci sia un molo fatto un po' meglio, tutto di terra. Però vabbè, questo già lo sapevamo. Qua c'è il permafrost, costruire cose solide non è proprio una cosa semplice. Questo ragazzo è arrivato adesso con questa barca, è un autostoppista, e ci ha spiegato che queste barche che trasportano le moto prendono $100 a moto per fare il trasbordo da una riva all'altra del fiume. Sembra che stia arrivando una motocicletta caricata su una barca. La barca viaggia veramente tutta storta, eh. Il fiume sembra tranquillo, ma secondo me la corrente non è niente male. Eccolo che arriva, la motocicletta. Spam, alla faccia, che botta. Piata una bella trola. È un Tenere 700. Bellissima moto, ragazzi. Bella moto. Quindi la barchetta del trasporto era questa. Adesso è arrivato un altro motociclista. Mi sa che questi vanno avanti di tutto il giorno con i motociclisti. Si fanno la stagione. Il signore della moto è tornato dall'altro lato perché va a aiutare il suo amico che deve caricare a sua volta la moto, ma nel frattempo sono arrivati altri 3. C'è di lavoro per questo caronte delle moto. $100 potrebbero sembrare tanti, però ci hanno detto che una camera per dormire a Fort McPherson costa $220. È roba. Altra motocicletta. Questo è un KTM. Conservatorio maggiorato anche. Keep going, boy. Questa mi sembrava più pesante la fatica che hanno fatto. No, too much, drink too much. In the desert, drink too much. Yes, we drive one of these in the Sahara desert. È arrivato un altro motociclista. Qua è un lavoro aiutare tutti, eh. I motociclisti vanno aiutati in effetti. Bene, GS. Got the handlebars.
lasciamo il porticciolo e noi torniamo al punto che abbiamo visto qua a 2 chilometri. C'è segnale e quindi staremo lì a lavorare un po' nell'attesa che riapre il traghetto. No, no, un po' più là, un po' più là. Va bene, torniamo un pelino indietro e troviamoci un posto da aspettare, non so, 1, 2, 3 giorni. Vediamo un po' quello che succederà. Qui abbiamo visto che c'è un piazzale e magari ci mettiamo lì. Dubito che rimarremo soli questa notte qua. Qualcuno si ferma laggiù, ma non c'è campo. Le montagne. Ragazzi, qua intanto si prepara da mangiare, perché secondo noi qua ci si starà una vita. Ma il cibo non ci manca. Quello per, no. Per un po', bisogna vedere insomma. Andrò a mettere il boosterozzo, che non è ancora in modalità sempre attiva. Ogni volta che tiro fuori questa antenna penso a come fissarla in modo definitivo, perlomeno più rapido come installazione temporanea, insomma. Però a sto giro, visto che abbiamo un po' di tempo, provo a utilizzare il supporto originale. Qui dentro avevo tutti gli accessori per fare l'installazione fissa. Credo che alla fine potrei anche installare questo supporto per l'installazione provvisoria. Naturalmente ho tirato fuori l'officina. Metterò un po' di frenafiletti che mi hanno dato in dotazione per questo. Bene, ho attaccato il supporto qui sullo specchietto retrovisore. Lo userò temporaneamente, non è naturalmente fatto per attaccarlo in maniera fissa, ma noi facendo fuori strada questa cosa non va tanto bene. Però lo usiamo lo stesso, temporaneamente. Buona, così riesco a usare al massimo dell'estensione e il vento non dovrebbe portarla via. L'unica cosa che voglio provare è evitare di utilizzare la prolunga. Il cavo mi arriva più o meno qua. Lo lascerò qua così, che dobbiamo fare?